c'è stata una vera devastazione, c'è stato un diluvio universale. È come fosse che è caduta una bomba. Non lo farà più nessuno che non lo farà. Sta passando la voglia di farlo. È una passione di famiglia. È una passione di famiglia. Da noi se ne invischiano. Infatti parlano di tutte cose perché dell'agricoltura. L'agricoltura è una cenerentola proprio. A tavolino si parla lei che è sbagliato. Tu devi venire a fare il culo in campagna, vedere com'è la situazione. È un mondo che si è formato 20 anni fa, quindi se non si dà una direttiva e si cambia qualcosa, ormai è talmente fermo che morirà. Occorre un processo di bonifica, un processo di riconversione produttiva, occorre un processo di restauro ambientale. È pesante, duro. È duro. Tu sei capace di trovare un ragazzo italiano a lavorare alle pecore. Tu neanche se gli dai 3.000 euro al mese quello ci viene. Nel profondo l'italiano ha rifiutato la sua radice contadina, quindi c'è una sorta di repulsione, di rimozione dell'identità. Per la povertà, per l'emigrazione, perché non, ci si vergognava di non saper parlare italiano bene. Non c'era un sabato, una domenica o una festa che fosse tale. Bisogna lavorare anche in quei giorni di festa. Bisognava lavorare.